Buongiorno, ben ritrovati all'appuntamento con la rassegna stampa di TV Luna Napoli. Oggi giovedì 27 marzo, al touchscreen come di consueto Marco Di Bello, e partiamo subito con la carrellata delle prime pagine dei quotidiani nazionali e locali, partendo come di consueto dalla prima pagina del Corriere della Sera, che oggi dedica il titolo principale della copertina all'intervista al presidente degli Stati Uniti d'America Barack Obama. Con il Papa per sconfiggere la povertà, afferma nell'intervista Obama, che sul Mediterraneo, sulla leadership dell'Italia del Mediterraneo, dice è benvenuta, importante che la Tunisia sia stato il primo viaggio di Renzi, afferma il presidente degli Stati Uniti d'America, che parla anche di Expo. Il nostro impegno sarà straordinario, gran lavoro di Michelle Obama, la moglie, su tutti questi temi. E con il Corriere della Sera passiamo al centro della prima pagina, che riporta la notizia del sì da parte del Senato all'abolizione delle province. Il governo ottiene la fiducia ma non fa il pieno di voti, spiega nel sommario il quotidiano di via Solferino. Non si rinnoveranno dunque gli enti in scadenza, il ministro Del Rio, un paese più semplice. Nelle pagine di politica parla il cavaliere Berlusconi. Candidarmi, amo il mio lavoro, in futuro chissà, afferma l'ex presidente del Consiglio. Svolta nel caso dei due Marò sotto processo in India. Rifiutiamo il processo indiano. Ad annunciarlo è l'inviato speciale del governo, Staffan de Mistura, iniziativa internazionale per un arbitrato. Veleni nell'acqua, rischi per 700.000 cittadini abruzzesi. Infine, segreti svelati per arricchirsi, nuova inchiesta sul Monte Paschi di Siena. Era l'ultimo titolo del Corriere della Sera, passiamo al Mattino, che punta i riflettori della prima pagina proprio sull'abolizione delle province, sì del Senato. Il ministro Del Rio, dopo 30 anni stato più semplice, il premier Renzi via alle riforme o vado a casa. Dopo il doppio tonfo in commissione passa la fiducia con 160 sì, il presidente del Consiglio annuncia che andrà fino in fondo anche sul voto di scambio. Ancora politica, Comune di Napoli, presentato il ricorso alla Corte dei Conti, bilanci presi in esame dalla Procura Contabile erano vecchi, scrive Palazzo San Giacomo. Calcio, Valanga Napoli, la Champions ora è più vicina, gran primo tempo, Catania KO, gli azzurri si impongono 4-2 al Massimino, espugnando per la prima volta in Serie A lo stadio dei rossazzurri. Centropagina, terra dei fuochi, nuovi controlli. Il ministro dell'ambiente Galletti fa sapere che il 2% del territorio è solo la base di partenza dell'approfondito monitoraggio che sarà effettuato nella terra dei fuochi. Serve un altro impianto per smaltire i rifiuti, tocca alla regione decidere, aggiunge il titolare del Dicastero dell'Ambiente. Foto notizia, spese militari, Obama a Roma, non si riducono gli investimenti. A piè pagina due titoli, uno dedicato all'università. Così hanno ucciso gli Atenei del Sud, intervento del giornalista e scrittore meridionalista Pino Aprile. E poi
bevi il caffè di Napoli e ridi dopo l'acqua, il pomodoro e la mozzarella. Parte un'altra campagna denigratoria contro la città, questa volta nel mirino dei detrattori c'è il caffè. E chiudiamo anche il Mattino, passiamo al Corriere del Mezzogiorno che apre sulle polemiche per l'elezione a vicepresidente, la nomina a vicepresidente del Consiglio Comunale di Napoli di Marco Nonno. Il presidente col fucile, titola in apertura di copertina il Cormez, pubblicando una fotografia di Marco Nonno con appunto un reperto bellico. L'ultimo capolavoro di De Magistris, rivolta della sinistra in consiglio, si legge nel sommario. Migliore, Gennaro Migliore, SEL, amministrazione senza bussola, Elena Coccia, vicepresidente uscente, inquietante, lascio questa maggioranza. Perde dunque altri pezzi il primo cittadino arancione. Fondi europei, pioggia di milioni, sperpero regionale, il titolo a centro pagina, l'ex assessore Velardi, soldi dispersi in mille rivoli. Iniziativa a Scampia che fa clamore, lancio della libreria Marotta e Cafiero, una scommessa che fa testo fuori contesto. Abbiamo voluto dare questo titolo perché l'iniziativa ci sembra lodevole. Emergenza criminalità, guerra per lo spaccio, settimo carbonizzato e lunedì vertice a Napoli con il ministro degli interni Alfano e il capo della polizia ed ex prefetto di Napoli Pansa. Pie pagina, report, boccia il caffè napoletano, il degustatore Godina nei bar della città, gusto amaro e legnoso. Infine calcio, gli azzurri a Catania sfatano il tabù delle piccole. Come abbiamo già detto, il turno infrasettimanale di ieri sera che ha visto il Napoli opposto al Catania di Maran al Massimino ha prevalso 4-2. E passiamo al Roma. Roma che dedica il titolo di apertura alla cronaca nera, un altro morto bruciato, Francesco Fatto Russo nel riquadro, trovato nell'auto della moglie completamente distrutta dalle fiamme. Il pregiudicato sarebbe vicino, era vicino agli Aquino Annunziata. Sull'omicidio ci sarebbe la firma degli Amato Pagano. Altri due titoli di cronaca nera nei box colorati: rapina in piazza Cavour, 21enne incastrato dal bracciale al polso, Salvatore Verdicchio fermato dalla polizia grazie al sistema di videosorveglianza presente nella farmacia. Accanto i killer sparano senza controllo, a Ponticelli scatta il coprifuoco, strade deserte dopo il tramonto, il ferito di martedì notte è una vittima innocente. Al centro della copertina del Roma, titolo dedicato al Napoli che si allena in attesa della Juve. Gli azzurri rifilano 4 gol al Catania nel primo tempo, poi pensano alla sfida di domenica con i bianconeri. Doppietta di Zapata e gol di Cagliecon ed Enrique, ripresa giocata in relax con due errori difensivi. Benitez, inseguiamo la Roma. Contava solo vincere ma troppa sofferenza, il titolo del commento del collega Salvatore Caiazza. Bipiani, favelas napoletane, si vive tra topi e zecche, 6 su 10 rubano l'elettricità nei prefabbricati di amianto che ancora resistono a Ponticelli, sono prefabbricati costruiti subito dopo il terremoto dell'80, ovvero 33 anni fa.
Co-game, il gioco violento degli scolari delle medie, pestaggi di bambini alla Stabia di Castellammare di Stabia. E veniamo ai richiami dalla provincia Portici. Una 71enne muore dopo un attacco giallo sulle cause. Quarto spaccio fuori scuola, coppia in manette. Giuliano, droga a domicilio con il placet del clan. Arrestati 9 pusher, infine Volla, meningite, chiusa la scuola Falcone. E dal Roma passiamo alla prima pagina del dorso di cronaca Napoli del Comune, che oggi dedica il titolo di apertura ai clochard che assediano la galleria Umberto I, senza tetto accampati, monumento sempre più a rischio, e crescono i nuovi poveri, crescono le montagne di rifiuti ai Colli Aminei, dove la raccolta è ferma da diversi giorni. Politica, Comune, il ricorso alla Corte dei Conti è pronto, ignorati i nostri sforzi, afferma Palazzo San Giacomo nella sua relazione. La bocciatura su vecchi bilanci, aumento tasse non considerato dalla Procura Contabile. E poi il titolo dedicato alla rivolta nella sinistra per la nomina di vicepresidente a vicepresidente del Consiglio Comunale di Marco Nonno, il vicepresidente imputato. Nonno e quei giorni dell'incendio di pianura che vengono rievocati nel servizio di Leandro Del Gaudio. Poggio Reale, la nuova tappa di Pietro Trecagnoli. Quartiere dismesso, tra i grattacieli c'è l'inferno dei vivi, scrive il collega del Mattino. Nuovo morto, nuovo omicidio, sarebbe collegato alla faida dei carbonizzati, alla cosiddetta faida dei carbonizzati. Questa volta l'orrore è a Bosco Reale. È l'ottava vittima dall'inizio della nuova guerra di Camorra. Si tratta di un uomo che aveva precedenti per droga. La vettura usata per l'esecuzione sarebbe intestata alla compagna. Svuota carceri, per uno su cinque solo un trasloco, scrive il Mattino nella prima pagina del dorso di cronaca Napoli, che chiudiamo per passare alla Gazzetta dello Sport. Dopo tanta cronaca, un po' di argomenti leggeri. Io balo con Sidorf. Due calci da fermo di Mario, il primo con l'aiuto di Mexes, mandano al tappeto la Fiorentina, salvando così la panchina del tecnico olandese. Ed è il secondo risultato utile in 4 giorni per la squadra rossonera, quello ottenuto ieri dal Milan. Milan che era impegnata, appunto, come abbiamo detto, sul campo della Fiorentina. Fanta Tevez. Due gol dell'argentino regalano il successo alla Juventus contro il forte Parma di Donadoni, una Juve da record. Sono 15 con quella di ieri su 15 le vittorie conquistate in casa. Rabbia gialloblu che reclama un rigore nel finale, il rigore che avrebbe potuto dare il pareggio alla squadra gialloblu. Napoli invece ne fa 4 e stende il Catania. Atalanta da sogno, batte il Livorno allo stadio di Bergamo, quinto successo di fila per l'11 di Colantuono. Presentato il nuovo stadio della Roma, il progetto del nuovo stadio della Roma. Un progetto, scrive la Gazzetta, con tanti richiami al Colosseo. Pallotta, il presidente del club capitolino, annuncia sarà pronto in 2 anni. Totti, a vederlo mi viene la pelle d'oca, ferma il capitano.
E stasera chiude la 30ª giornata del campionato di Serie A con il posticipo tra l'Inter e l'Udinese. Inter che schiererà dal primo minuto Palacio e Icardi in attacco. Inter che deve sconfiggere il mal di San Siro, mai fatti così pochi gol in casa dai nerazzurri. Vediamo infine tutti i risultati della 30ª giornata, i risultati di tutte le partite disputate finora della 30ª giornata. Roma-Torino 2-1, Atalanta-Livorno 2-0, Cagliari-Verona 1-0, Catania-Napoli 2-4, Chievo-Bologna 3-0, Fiorentina-Milan 0-2, Genoa-Lazio 2-0, Juventus-Parma 1-2. Come vi dicevo, stasera Inter-Udinese, la classifica provvisoria: Juventus 81, Roma 67, Napoli 51, Fiorentina 51, Inter e Parma 47. Dopo la sconfitta di ieri dei Viola e la vittoria del Napoli, gli azzurri si portano a 10 punti dalla Fiorentina. Si può dire oramai che abbiano il terzo posto in tasca, terzo posto che vale i preliminari di Champions League, ma l'obiettivo resta sempre la seconda piazza del campionato, quello che invece porterebbe gli azzurri direttamente alla fase a gironi della competizione più prestigiosa d'Europa. E adesso passiamo alle pagine interne dei quotidiani locali. Mattino, Corriere del Mezzogiorno e Roma. Iniziamo, ricominciamo dal Mattino, che in primo piano riporta i risultati di uno studio del Ministero dell'Economia. Si allarga la forbice dei redditi, meridione in piena emergenza, Italia sempre più diseguale e divisa, scrive il Mattino. Aumentano i poveri, aumentano i nuovi poveri e la galleria diventa un gran bivacco. Da via Medina a via Toledo, giacigli improvvisati fra cartoni e rifiuti. E intanto versa nel degrado la galleria Umberto I. Clochard accampati tra marmi rotti e vetrine abbassate per il caro Fitti. Ci sono anche delle belle fotografie del monumento nel centro della città, monumento che versa nel degrado oramai da tanto tempo. Ecco qua le foto. Cambiamo argomento, passiamo alle polemiche per la nomina a Nonno, per la nomina a vicepresidente del Consiglio Comunale di Nonno. Prima però di leggere i titoli dei quotidiani, direi di guardarci il servizio che ha preparato la nostra redazione proprio sulla nomina a Nonno quale vicepresidente del Consiglio Comunale di Napoli. Il consigliere comunale di Napoli Marco Nonno di Fratelli d'Italia è stato eletto vicepresidente dell'Assemblea cittadina con 22 voti a favore. Ringrazio i colleghi consiglieri che mi hanno votato, ha dichiarato Nonno, è un riconoscimento importante al mio lavoro e alla mia attività istituzionale. Il consigliere ricopre la carica in seguito alle dimissioni della consigliera Elena Coccia. Oggi, ha detto il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, abbiamo scritto una pagina importante assegnando una vicepresidenza del Consiglio all'opposizione con cui ci siamo confrontati in campagna elettorale, ovvero il centrodestra. Ci speravo ovviamente, ma la soddisfazione è grande ed è direttamente proporzionale alla responsabilità che si assume, perché non è facile ricevere tanti voti e soprattutto riceverli dalla parte della maggioranza. È un riconoscimento, non voglio autocelebrarmi, è un riconoscimento del lavoro fatto in questi anni e negli anni passati. Io ringrazio ovviamente, come ho detto in aula, tutti quelli che mi hanno sostenuto e ringrazio anche chi non mi ha sostenuto. Da questo momento in poi, quando sarò chiamato dalle istituzioni a ricoprire quell'incarico, cercherò di farlo con dignità, con rispetto per le istituzioni, con lealtà soprattutto nei confronti di questa città che merita molto di più di quello che riceve. Eccoci qui, consiglio, bufera sulle elezioni di Nonno e il titolo del Roma, imputato nell'inchiesta sulla discarica di Pianura. Attaccano me per colpire il sindaco, ha affermato Nonno.
Il consigliere, ripreso mentre disegna croci celtiche durante la sua nomina a vicepresidente, la rabbia di Forza Italia. Un fascista vicepresidente, Napoli oltraggiata da Nonno, sono le pesanti dichiarazioni di Gennaro Migliore, vicepresidente SEL alla Camera, capogruppo scusate di SEL alla Camera. Rimango esterrefatto, ha affermato Migliore, brancato della FIOM, De Magistris offende la città. Coccia, l'ex vicepresidente del Consiglio Comunale, chiudo con la maggioranza, questa la sua reazione, il suo successore appunto Nonno, se condannato lascio. Attaccano me per colpire una giunta ormai morta, sono le dichiarazioni di Nonno che vengono messe in risalto dal Mattino, che Nonno che qui vedete stringere la mano a De Magistris dopo la sua nomina a vicepresidente del Consiglio Comunale. Innocente fino al terzo grado di giudizio, dice poi Nonno a proposito del suo coinvolgimento nel processo per gli scontri contro la discarica a Pianura di qualche anno fa. Se condannato sono pronto a valutare un passo indietro, aggiunge Nonno. Ancora politica, parliamo di dissesto del Comune, dalla Corte dei Conti, giudizio superficiale basato su dati vecchi, presentato il ricorso del Comune. In esame i bilanci dell'amministrazione Iervolino. Ancora politica, escissione, ma Cosentino resta nell'ombra, parliamo di Forza Italia, vertice a Casaraia tra pizze e mozzarella, unica incertezza la presenza di Cosentino al vertice e Forza Italia decide, scarica i ribelli, buon viaggio, Desiano attacca Forza Campania, europee crescono le quotazioni dell'ex ministro delle pari opportunità del governo Berlusconi, Mara Carfagna. Cronaca nera, ucciso e bruciato in auto, ottava vittima. Bosco Reale, cadavere sfigurato sul sedile posteriore, era pregiudicato per camorra e spaccio di droga. Identificazione non ancora certa, la vettura usata per l'esecuzione risulta intestata alla compagna. Vedremo invece che il Roma dà nome e cognome della vittima. I clan uccidono e bruciano ancora, il titolo del Corriere del Mezzogiorno, Alfano a Napoli, vertice lunedì a Boscoreale, settimo pregiudicato, trovato carbonizzato in auto, il ministro dell'Interno lavora una strategia contro la mattanza. Ed ecco qui le due pagine. Del Roma dedicate all'argomento, attirato in trappola, ammazzato e dato alle fiamme, trovato il cadavere di un uomo riverso sul sedile posteriore, l'auto è intestata a una donna incensurata ma in uso a Francesco Fatto Russo, 45 anni, di Boscoreale, ritenuto vicino alla cosca degli Aquino Annunziata, e potrebbe essere proprio lui, secondo il Roma, la vittima di questo ennesimo agguato di camorra che rientrerebbe nella guerra per lo spaccio di stupefacenti. Nella terra dei fuochi, controlli per tutto il 2014, è il titolo dedicato all'emergenza ambientale nel Mattino, l'annuncio